chiama il tenente e dice: devi partire subito. Dico: fammi andare 2 giorni a casa, salutare i miei. In un primo momento a Venezia, poi da lì siamo stati trasferiti in Grecia. L'8 settembre mi trovavo alla mensa del quartier generale della divisione Messina. Ci siamo preoccupati subito perché a pochi chilometri avevamo l'esercito tedesco e abbiamo cominciato a pensare: che cosa faranno? Ah, i tedeschi hanno messo la metraglia, che non si doveva uscire. Alla sera, verso le 8, arrivano gli ufficiali e disse: ragazzi, consegnate le armi, perché siamo in mano ai tedeschi. Ci hanno presi, ci hanno caricati su dei piroscafi che erano a loro disposizione. I tedeschi ci hanno tirato fuori dalla barca e ci hanno caricato sul treno. Il treno si ferma, vediamo dalle fessure delle ciminiere, una fabbrica. La mattina dopo ci consegnano quelle medagliette che ha visto lì, ci fotografano. Era il capo lì che quando si lavorava, veniva su, ti maneggiava con la mano perché sei di Badoglio. Lavoravamo in miniera, la mattina alle 5, la sveglia, scende giù. Non è che lavorare sotto le luci a 600 metri. E lì si minava la roccia, la si lavorava, la si caricava in vagoncini. Però da mangiare non ce la davano. 6 mesi dell'ortica ci hanno dato da mangiare. Le sentinelle tedesche sparavano con tranquillità, ci uccidevano con molta indifferenza. Abbiamo sempre rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, forse perché avevamo fatto un giuramento da militari, un giuramento all'Italia, non a una Repubblica Sociale, al fascismo.